concentriamoci sul campo. Fuori gioco, giusto. Eh sì, qua abbiamo sottolineato come tutti con le scarpe nere e noi apprezziamo molto. Allora, siamo della generazione precedente. Fede, sono al bar. La Cristina Ruscozzaga ormai ha gli occhi che si stanno ribaltando. Sembra che le abbiano ordinato 362 caffè in una volta. 63, lo prendo anch'io. 17. Comunque ha fatto gol in Piacenza, Mauro. Sono arrivati rinforzi qua in cucina, eh. Ha fatto gol Vendramini Riccardo. Chi? Vendramini Riccardo, 1-0 per il Piacenza. Ok. Gol di giustezza. Guardate un po' di qua. Incredibilmente Puma c'è Yo-Yo senza una birra. Non ci credo. Ha avvistato Yo-Yo senza una birra. Sembra la prima volta negli ultimi 20 anni. Eccolo. Da quando è iniziato a grigliare non era mai successo. Yo-Yo non ci credo, Lo so che è una menzogna. Eccolo un altro superstito di Benetto che ce l'abbiamo. Ne manca solo uno, le manca. Oh, in 20 sotto il gazebo qua. Tanto qua c'è punizione per il Cittadella. Allora abbiamo i grigliatori qua, che si stanno chiedendo mani belle finite manier. Frazzi sembra che abbia affettato più prosciutto oggi che negli ultimi 3 mesi. C'è un pallone. Puma, io mi avvio verso l'entrata. Vai. Voglio andare a sentire se ci sono notizie. Sfiora il vantaggio del Cittadella. Allora Bernardi sta rientrando in campo dopo una seduta col presidente. Sembra che sia sull'orlo, sul filo. Grande break del numero 11 del Como, ma azione svanita. Allora ne approfitto per ricordare che tra i nostri sponsor c'è la Latteria La Grande, vero Puma? Aggiornaci sui prodotti che hanno. Vabbè, chissà cosa saranno. Cos'è una ferramenta? Allora, abbiamo... Puma, senti? Niente. Sì, allora, abbiamo uno special guest da Perugia, Da Perugia sembra che compia gli anni 20 o 30 volte all'anno, tra cui oggi. Cesse Cosmi, no. No, non è lui, abbiamo... Daniele, hai una domanda per Daniele. Lo vedo qua seduto all'ombra, quindi pensa a una domanda per lui. Devo pensare io una domanda? Sì, allora, ti informo sulla situazione. Allora, mi dicono che non è di Perugia ma di Todi, che fa la sua differenza probabilmente. È seduto qua all'ombra. E quindi secondo me ha avuto un pranzo importante, ecco. Non c'è gol, perché tu ti distrai. E gol del Città? Del Cittadella. Gran diagonale del numero 18, Il numero 18 del Cittadella. Allora, siamo qua. No. Attenzione che stiamo cercando il marcatore. Però sei venuto a trovarci qua in Emilia.
voglio sapere almeno come ti sei trovato. Carolin Tommaso, intanto aggiorniamo il marcatore. E però tu mi fai perdere il gusto. Allora, e attenzione anche qua, gol della Piacenza che va sul 2-0. Allora, un'opinione di Alessandro, non mi interrompere, se c'è un gol non puoi parlare. 9! Ale, cosa ne pensi di questo torneo? Daniele. Bomber Combi! No, se siete cambiati la maglia non vale però, ragazzi. È la sagra della scontatezza, ma va bene, grazie Daniele, sei stato gentilissimo. Aggiorniamo i risultati, intanto il Piacenza in vantaggio per 2-0 sul Como, mentre il Cittadella sta conducendo per 1-0 contro la Spal. Allora, in tribuna si sono messi tutti all'ombra, stamattina facevano i brillanti al sole, al sole, adesso tutti all'ombra, eh. Tanto perso Francia al 12° spritz. Non viene dall'allenamento, vieni qua. Infatti sta parlando. Le mamme hanno deciso di fare i cruciverba invece di guardare la partita. Oh, un bomber. Vediamo se indovini chi è. Gol. Dalla voce. Vede. Sì, è Bomber Novelli. È il Bomber Novelli. Sì, Bomber Novelli. Ricordiamo autore di una tripletta lunedì scorso nella sfida contro l'Athletic Reggio. Alle. Comunque vedo abbronzato anche Novelli, Qui c'è il collo bruciato stasera. Allora, nel campo B intanto, grandissima partita, bambini contro genitori, numero 11 scusa 11 ho sbagliato io, 11. La Certi con il numero 11 segna il 3-0. Piacenza veramente sugli scudi. La Certi si avvicina anche alla vetta della classifica marcatori. Grande Pedro, mitico, uno dei decani degli arbitri reggiani, Emiliano Romagnoli, 12.027 partite in carriera, non all'anno. Allora tornei esclusi. Fede, mi senti? Sì, sono al bar per tua conoscenza. Hai bisogno di qualcosa? No, per ora no. Lo passo io che c'è della Piacenza anche al bar. Tanto qua il Cittadella, partita più equilibrata, ancora in vantaggio per 1-0, sta cercando di gestire il vantaggio, ma la Spal non ci molla e lotta su ogni pallone. Raga, ma tu che stai assistendo vede, no? Ci sono degli ospiti, degli special guest, delle persone da cercare. Ma a dire la verità avevo invitato Brozzi, però non so se passerà. Non lo vedo ancora. Ma lui arriva sul tardi. E poi anche Cesare Pellegrini che dovrebbe arrivare. Ma il barbiere? Il barbiere lavora. Il barbiere lavora.
sarà più tardi per degli spritz. Aspetta, c'è il bomber che ha una domanda. Vai bomber. Tutto questo Benassi. C'è sua sorella che va bene lo stesso. Otto. Cittadella 1-0 in vantaggio. Partenza spalla. Ah, peccato. Devo sfruttare meglio questa ripartenza, ma la spalla è ancora in attacco. Guadagna un corner, la spalla non ci molla. Tanto il Como prova a imbastire un'azione, ma il Piacenza è veramente una squadra tosta. Grande intervento del portiere del Cittadella che salva il risultato e lascia ancora il risultato sull'1-0 per il Città. Controlla ancora il portiere del Cittadella che sta cercando con le unghie e con i denti di portare a casa questo bel risultato. Rientro in campo. Ah, è arrivato Benassi dal cavalcavia. Lui. Eccolo là. Fammi vedere. È stato avvistato. Ingresso quale? Ah, eccolo. Ti cercava il dirigente del Milan. Benna, ti cercava il dirigente del Milan. Galliani. Sì. Ma che vuoi fare? Uno, il dirigente. E poi ti metti uno dai dietro. Andiamo a sentirlo. Olivier. Lo dico io. No, l'ho fatta prova dal PSA, ma che spalla vai. A seguire. Devo fare gol da su. Allora, a seguire sul campo 1, scusa Mauro. A seguire sul campo 1 ci sarà Perugia Modena, mentre sul campo 2 ancora un Emiliano Bologna Sassuolo. Il Sassuolo. Personalità 14, esce, palla al piede da dietro e rilancia ultimamente l'azione. No, Borghi ha fatto di più l'azione del Rovesti o il Drovani? Borghi ne ha fatto un po' di più. Ho detto Rovesti perché il Drovani ha fatto mio. Ah, tiro da fuori dell'11 della SPAL. Palla. Allora, chiediamo. Ce la sta mettendo. Vai. Chiediamo alle squadre del prossimo turno intanto di avvicinarsi ai campi di gara. Ripeto, campo 1 Perugia Modena, campo 2 Bologna Sassuolo. Allora adesso è ufficialmente è arrivato. Ah, visto. È arrivato. Allora. C'è un braccio che è grosso come la mia gamba, c'è. La bestia. Spazza.
All'antica, all'antica, si fa di tutto per portare a casa il risultato. Intanto il Piacenza vinta 3-0 e Cittadella porta a casa con